Ben trovati a You Jazz Live. Io sono Giulia Lorenzoni e questo è un programma completamente dedicato alla cultura, l'arte e alla musica dal vivo. Oggi avremo molti ospiti sia in studio, live e anche in collegamento. Il primo brano che andiamo ad ascoltare è un mio brano, si intitola Controluce. Controluce è molto importante per me perché l'ho scritto in un momento veramente mistico. Stavo camminando lungo una strada ed avevo il sole in faccia e non riuscivo a vedere niente, riuscivo a sentire tutti i suoni intorno a me. E quando sono tornata a casa ho ricreato la stessa luce vicino al pianoforte e l'ho scritto tutto d'un fiato. E questo singolo lo trovate su Spotify e anche su YouTube e adesso andiamo a vedere insieme il video. Mi trovo in compagnia di Deserto Rosso, una band con alle spalle 20 anni di storia. Ciao ragazzi! Ciao! Deserto Rosso ci propone un repertorio molto particolare. Loro hanno ripreso il repertorio progressive rock italiano e l'hanno riproposto in chiave propria. Erika, come mai il nome Deserto Rosso? E dunque, il nome Deserto Rosso, come si può facilmente immaginare, è ispirato al film di Antonioni, Deserto Rosso,
con Monica Vitti, e appunto ci ispiriamo, ci piace molto il cinema di Antonioni, e questo film ci ha accompagnato, a me e Danilo, in tanti ricordi, e poi comunque anche appunto, come prima mi hai un po' suggerito tu, anche un riferimento ai, al colore dei miei capelli, ma soprattutto anche a Marte, il pianeta rosso, e al suo deserto rosso. Bellissimo. Io mi chiedevo, data la scelta così particolare del repertorio, un repertorio veramente radicato nella, nell'ambiente sociale, storico, di un'epoca che ormai è passata, mi chiedevo perché la scelta e cosa vi aspettate dal pubblico moderno? Non so se aspettarmi qualcosa dal pubblico moderno, ma fondamentalmente abbiamo fatto questo disco Progresso perché volevamo creare un ponte tra noi e i musicisti del passato, e quindi siamo andati alla riscoperta di questi brani e di queste band, e fondamentalmente abbiamo cercato di queste band anche i brani più particolari, quelli che non erano propriamente detti i singoli. E lì ci siamo immersi nell'ascolto di questi album, e ci siamo immersi in queste atmosfere bellissime, e abbiamo riscoperto quello che era poi una stagione, quella che è stata una stagione bellissima del rock italiano. Quando si riprende un repertorio così lontano, ci si accinge sempre ad un riarrangiamento, e questa fase è veramente delicata, lo dico soprattutto per il pubblico a casa. Come vi siete approcciati voi al riarrangiamento di questi brani? In realtà ci siamo approcciati in maniera molto live, naturale, come si faceva negli anni 70, dove non c'era la tecnologia che c'è oggi, quindi c'erano i mezzi molto basilari, però efficaci, efficienti. E il contesto era quello di suonare live dal vivo e di ricreare quel suono, quel sound che insomma c'era anche in quel periodo soprattutto. E è stata una scoperta bellissima, insomma, il sound, che è una cosa che oggi è abbastanza sparito come parola, quindi è stata una cosa gradevole, piacevole, insomma, bella. Una cura sul suono. Sì. Dove possiamo trovare la vostra musica? Dunque, ci trovate per quanto riguarda i nostri album, sia il primo che Progresso, il secondo, e su tutte le piattaforme digitali, e per quanto riguarda il sito desertorosso.it, i social Facebook/desertorossomusic, Instagram/desertorossomusic e anche YouTube Deserto Rosso TV. Benissimo, allora siamo vi online. Lascio, siete social. Siamo molto social. Vi lascio a Deserto Rosso. Grazie.
sorpassa queste colline bruciate. Grande.
Buonasera da Erika Menghi e adesso ci colleghiamo con Alberto Fidone degli Urban Fabula, che è collegato dalla Sicilia. Ciao Alberto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, allora cominciamo con il presentare un po' il vostro progetto, nato nel 2010. Ci racconti un po' come e perché? Allora, il progetto nasce nel 2010 perché ci incontriamo a tutte e tre a Catania. Nessuno di noi tre è di Catania, però per studio, per scelte di vita, ci siamo ritrovati a Catania. Sia io, sono Alberto Fidone al contrabbasso, Peppe Tringale alla batteria, con cui ho diversi progetti, ho sempre collaborato dal 2005 in poi, e Sebi Burgio, decisamente più giovane di noi, appena arrivato a Catania. Lui è di Solarino, provincia di Siracusa, e nasce un trio per la voglia di suonare. Inizialmente iniziamo a esplorare, facciamo un tributo a Thelonious Monk, e poi da lì iniziamo a comporre i primi brani. E da cosa nasce cosa? Nasce, da lì poi nascerà il primo disco, che si chiama proprio Urban Fabula, che è uscito nel 2011, poi registrato nel 2010, è uscito nel 2011. Da lì tanti festival, tanti concorsi, ne abbiamo vinti un bel po', tante collaborazioni, e da subito ci siamo messi al lavoro per scrivere brani di quello che poi è stato il nostro secondo album, che è questo qua, Moving. Eh sì, parliamo proprio di Moving, no? Il vostro nuovo album. Quali sono un po' gli elementi sonori che lo contraddistinguono? Guarda, gli elementi sonori sono gli elementi sonori che, che distinguono il nostro trio. Noi siamo un trio dove la composizione, l'arrangiamento è tutt'uno. È un tutt'uno e dà sonorità al trio. Infatti sia per il primo che per il secondo album abbiamo deciso di non avere nessuna special guest, nessuno featuring, nonostante collaboriamo con tanti musicisti in Italia, proprio perché ci siamo resi conto che le composizioni nascono per il trio, e quindi si ha questa compattezza, una sonorità data dal fatto che la composizione è proprio un incastro tra batteria, basso, contrabbasso e pianoforte, e questo ci dà un suono. Poi tutti e tre abbiamo delle formazione classica, abbiamo suonato tanta musica pop e facciamo tanto jazz, e quindi ci rende duttili, malleabili e aperti a qualsiasi altro genere, e questo confluisce un po' su tutta la nostra musica, sull'approccio, sulle sonorità, sulle dinamiche, e questo penso che sia la nostra cifra stilistica. E poi fa parte di questo progetto anche quella che è un po' la vostra mission, ovvero raccontare delle storie. Quali storie troviamo in questo nuovo album? Allora sì, l'album è un concept. Ci siamo chiesti perché si fa un album. Allora abbiamo pensato che si fa un album per raccontare una storia, e si mettono insieme dei brani dentro un disco perché devono stare insieme questi brani. Il concept è appunto Moving, vuole raccontare il mondo di oggi, che è fatto estremamente di movimento, ma movimento dell'animo sicuramente, ma movimento anche di persone. Noi insomma siamo i due terzi del gruppo, siamo in Sicilia, viviamo da vicino quello che è la migrazione, l'abbiamo vissuta come siciliani, la migrazione all'estero, viviamo oggi la migrazione di tante persone che cercano un futuro migliore o scappano semplicemente dalla guerra. E quello è un movimento di persone, un movimento nostro, da musicisti, continuamente in movimento. Quindi la storia che vogliamo raccontare è quella. E anche all'interno del disco facciamo un tributo a un artista che noi adoriamo, che è Sting, e abbiamo scelto proprio Englishman New York, che anche lui racconta appunto come una persona si sposta da un'altra parte e come si trova. Le differenze, dovresti adattare, no? Assolutamente. Torna un po' anche questo tema nel viaggio, anche nel pezzo che ascoltiamo tra poco. Jet lag, come mai? Sì. Jet lag, guarda, è una jet lag è una cosa che viviamo da vicino, facendo tanti viaggi, perlomeno quando si poteva viaggiare. Attualmente siamo un po' tutti fermi,
prendiamo un aereo anche senza cambiare fuso orario, non c'è bisogno di cambiare fuso per essere noi fusi, per avere jet lag, perché magari abbiamo finito di suonare, andiamo a letto alle 3, ci svegliamo alle 5 perché magari c'è il pick up che ci viene a prendere alle 6 per andare in aeroporto, e lì quindi quello è il nostro jet lag. Però poi ci siamo accorti che non è solo i musicisti che vivono questa frenesia. Oggi un po' tutti viviamo questa frenesia, da chi si deve svegliare presto perché deve stare mezz'ora, un'ora nel traffico per raggiungere l'ufficio, o semplicemente perché grazie a internet, grazie alle nuove media, ci ritroviamo, oggi siamo in Sicilia, domani siamo, cioè dopo mezz'ora, non è domani, dopo mezz'ora ci ritroviamo in Giappone o in America, e magari qua è notte ci vediamo un concerto che è live a New York. E questa disincronia, no? Questo jet lag, secondo me coinvolge un po' tutti, siamo un po' tutte vittime. E allora ci siamo divertiti a scrivere questo brano frenetico con un sacco di cambi di tempo, un po' una follia. Noi ci divertiamo da matti a suonare questo pezzo, però. Si vede e si può apprezzare assolutamente nel vostro lavoro. Io ti ringrazio, Alberto, e in bocca al lupo ovviamente per il nuovo album. Grazie, Crepi, grazie a voi. Grazie Alberto, e allora ascoltiamo insieme Jet Lag. Thank you.
Mi trovo in compagnia di Lamine, una cantautrice. Ciao Lamine! Ciao, ciao a tutti. Grazie di essere qui. Grazie a voi per averci invitato. Lamine ci presenta alcuni suoi pezzi originali, però lei è un'artista completa, è un'attrice e ha deciso da pochissimo di intraprendere questa carriera di cantautrice. Giusto. Lamine, ma perché? Infatti, ma perché? È nata in teatro, dai, è nata proprio, è stato un processo abbastanza fisiologico. Ho iniziato con un progetto, cantavo Shakespeare in teatro, wow. Poi ci ho preso un po' la mano. Poi ho iniziato a scrivere in italiano e poi la musica ha preso il sopravvento e io mi sono arresa a questa cosa bellissima. Anche perché Lamine ha vinto tantissimi premi negli ultimi anni, ce ne vuoi parlare di queste esperienze? Allora, la canzone che andremo poi a cantare è una di queste che ha vinto il premio De André passato, dello scorso anno. E, è una canzone, si chiama Non è tardi. È stato molto bello, non ce l'aspettavamo perché è una canzone abbastanza fresca, contemporanea e non lo so, avevo il pregiudizio che questo tipo di concorso in particolare richiedesse un cantautorato più classico, più o forse perché dopo tante canzoni che avevo scritto questa era nata talmente in poco, spontaneamente, che non ho quasi pensato di, non di meritarlo, ecco, che ci potesse essere un riconoscimento. Ti ha sorpreso? È stato bellissimo, cioè è stato un doppio regalo perché eravamo già molto contenti, finito il De André siamo andati a fumare, non ci aspettavamo, poi ci hanno proprio tirato dentro e quindi è stato molto molto emozionante, poi una carezza anche insomma al percorso nuovo cominciato. Molto bellissimo, bello. Sicuramente un riconoscimento importante, un riconoscimento per la carriera, quindi brava. Una gran cosa. Benissimo, quindi tu ci hai appena detto che andrai a suonare uno dei brani che ha vinto il premio, come si intitola? Non è tardi. Non è tardi e suonerai due brani. Due brani, il secondo si chiama Penna Bic, che è un altro brano che ci ha portato molto fortuna in altri concorsi. Cito il Bianca da Ponte, che è un concorso che consiglio a tutte le cantautrici di fare perché è veramente bellissimo. E quindi portiamo questi due pezzi che hanno dato un po', diciamo, il là all'inizio del nostro progetto. Quindi vi lascio con Lamine, buon ascolto. Grazie. Voglio innamorarmi di qualcuno che mi guardi come la Madonna per almeno 40 anni e che questa cosa duri senza fare danni. Il tempo che mi calmi, farmi attraversare da una chimica leggera, non una carezza ma una goccia sulla schiena. Non è colpa mia se va di moda questa merda, è una tua scelta. Amore, 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 manda via tutti i fantasmi. Voglio fare a pezzi il tuo soffitto con gli sguardi. Questi battiti sul petto sono come calci. Di rigore dal rigore di restare calma. Copri la salma. Visto da questo il pianeta Terra non è male. Se l'adrenalina scende salgo per le scale. Corro come Antigone prima del funerale. Dove è suo padre? Amore, amore, amore. Manda via tutti i fantasmi.
c'è Flavio Galanti, alla batteria c'è Dimitri Nicastri e al basso c'è Andrea Ciccorelli, che è anche l'autore delle illustrazioni del nostro progetto, che potete insomma trovare sui social. Ringraziamo Giampiero Turco per averci invitati e siamo molto contenti di suonare, di essere qui oggi. E vi presento il prossimo brano, che si intitola Penna Bic. Sogno di portare una penna Bic. C'era un ragazzo accanto, non so perché sia qui. Sembrava uscire piano, senza dolore. Lui adesso ha chiuso gli occhi, non si muove. Portatemi lontano, per favore. Mettetemi la faccia contro il sole. Cose nell'armadio con i suoi blue jeans, parole senza infamia e senza madre, pensieri che decidono le strade, finestre che ci chiudono le case. I sogni vadano a dormire. Grazie. Oggi parleremo di una delle scuole di musica più antiche di Roma, con una storia di ben 45 anni, la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Mi collego con il presidente Roberto Nicoletti. Ciao Roberto. Ah, salve. Roberto, una delle cose che mi ha sempre colpito della Scuola Popolare di Musica di Testaccio è proprio la struttura. Vuoi parlarcene? La struttura penso sia la più democratica, in fin dei conti, perché noi abbiamo un'assemblea dei soci, non abbiamo una proprietà individuale con nessuno, io sono eletto, e quindi diciamo è aperta anche agli alunni che possono entrare nelle cariche istituzionali dopo un certo periodo di tempo, un paio d'anni. Bellissimo, e anche proprio l'edificio è storico a Roma. Sì, siamo nel complesso dell'ex mattatoio, che è stata cominciata lì una ristrutturazione con dei musei, con dei poli dell'altra economia, però ancora si sta lavorando e ancora non è compiuto, c'è anche la facoltà di architettura. Benissimo, e quali strumenti si possono studiare da voi e qual è l'offerta formativa? Tutti, praticamente ce ne sono pochi che non esistono come corsi da noi. L'offerta formativa, noi non abbiamo diplomi, non rilasciamo diplomi perché appunto ci chiamiamo scuola popolare, ma popolare non vuol dire non seria o che non ottieni risultati con i propri alunni, assolutamente. Però non abbiamo questo, un tipo di formazione professionistica, ma professionale sì. Certo, ma una delle cose, proprio l'eccellenza della musica popolare di musica di Testaccio, sono le musiche di insieme. Avete tante orchestre, una cosa molto rara al giorno d'oggi. Sì, abbiamo un percorso di big band, dalle più semplici alle più elaborate.
dei cori, molti cori, le bande, un paio di bande, laboratori di improvvisazione. Insomma, i corsi collettivi sono molto forti da noi. Suonare insieme infatti è, diciamo, la cosa più istintiva e più bella della musica. Sì, è il primo obiettivo, no? Dopo che hai imparato un pochino a suonare, la cosa più importante è suonare con gli altri, e questo è il punto di forza della scuola. Assolutamente. Come state reagendo a questo momento, al Covid-19? Beh, diciamo che da marzo, prendiamo anche il primo periodo, oltre a questo ultimo, abbiamo... diciamo che sono stati molto, molto in gamba gli insegnanti a attrezzarsi con le lezioni in remoto, e poi siamo ritornati a giugno anche con i laboratori, e adesso attualmente facciamo solamente le lezioni individuali. Purtroppo i laboratori non si possono fare. Beh, ci aspetteremo momenti migliori. Diciamo, per il pubblico a casa, da che età ci si può iscrivere a scuola e quando? Allora, dai 3 anni le iscrizioni sono sempre aperte, però l'anno, diciamo, accademico comincia da settembre, da metà settembre, e termina con i saggi, che sono nel mese di giugno. Benissimo, allora facciamo vedere al pubblico un video registrato dagli insegnanti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Io, Roberto, ti ringrazio per essere intervenuto. Grazie a voi. E siamo giunti alla fine di questa puntata di You Jazz Live. Io ringrazio tutti gli artisti intervenuti, ringrazio Giampiero Turco, la produzione, NSL Radio TV, ringrazio Erika Menghi e True Love Shop per i vestiti di Erika Menghi e la stilista Annalisa Quinn per questo splendido vestito. Il brano che suoneremo è Round Midnight, un brano iconico del grande pianista e compositore Thelonious Monk, su cui tra l'altro io ho scritto un libro. Buon ascolto. Thank you.
begins to tear. Round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And on midnight, knows it too. When some cuddle we had needs mending, and it means that our love is ending. Oh, darling, I need you. Lately I find you wrapped on my arms and about on my mind. Let our love take wings. Round midnight, round midnight. Let the angels sing to stand those memories when my heart is still with you. And on midnight, those days do. Reply, I lingers on.